Allora. Buongiorno signori, Giuseppe Paternostro, sono in diretta da Palermo per il 35esimo evento e sono con Mohamed Idrissi che è stato il vincitore su Palermo. Siamo qua col direttore della WISP, Salvatore Ferrante, e siamo pronti e ora andremo a nominare anche la prima ragazza che è arrivata. Ecco qui abbiamo Silvia la Barbera. Silvia la Barbera come prima ragazza arrivata, Mohamed Idrissi. Vincitori assoluti. Sono i vincitori assoluti del Vivi Città Palermo, lo specifichiamo, vincitori assoluti del Vivi Città Palermo. Vi vogliamo ringraziare, volete dire due paroline? Mohamed, dai! Grazie a tutti. Buona giornata a tutti, per me è un piacere essere qui e aver vinto. È una tappa a cui tengo molto. Gareggiare nella propria città è soddisfacente. Grazie, grazie. È il massimo. Ragazzi, ancora. Grazie a tutti per questo evento. Ricordo che siamo al 35esimo Vivi Città di Palermo. Siamo in diretta con Vivi Città Palermo. Qui abbiamo i responsabili di Radio Action Palermo. Voglio ringraziare tutti i palermitani. Voglio ringraziare questi grandi campioni che oggi sono qui con noi. Che dirvi, ci sono più di 600 atleti che stanno correndo. Tra un poco avremo 2500 partecipanti della Ludico Motoria. Facciamo parlare un secondo Radio Action. Sì, ringraziamo anche noi ovviamente gli organizzatori e tutti quanti per averci dato questa grande opportunità per non solo raccontare agli ascoltatori questa 35esima edizione, ma per trasmettere l'entusiasmo e la passione che hanno accumulato questi atleti, non solo per la solidarietà, ma parlavamo con Silvia proprio di una scommessa un po' anche con se stesse, questa grande competizione con se stessi che è importante nella vita, sono dei traguardi da raggiungere, quindi vi ringraziamo molto. Ecco, andiamo qui, andiamo avanti, andiamo a seguire in Vivi Città. Forse sfuggita nell'arrivo che l'avrebbe vista protagonista al sesto posto assoluto, sono bagherato e quindi la prendiamo. Giustamente un applauso. Ecco la Civinetti che passa, anche lei, la marciatrice nazionale che concluderà di marcia questa sua. A chi abbiamo? Questa sua performance qui in occasione della Vivi Città internazionale qui a Palermo, 35esima edizione, che quest'anno corre per l'ambiente e soprattutto per ricordare una persona scomparsa che abbiamo ricordato anche in occasione giustamente della presentazione prima della partenza, Roberto Cerasola, al quale è dedicato naturalmente questo Vivi Città internazionale. Attenzione, c'è Rosita ma c'è anche Alessandra Corbaia, quindi tra Rosita e Alessandra c'è uno sprint per andarsi ad aggiudicare questa sesta posizione assoluta, vediamo chi riuscirà, ed è Rosita Patti che riesce nei confronti di Alessandra Corbaia, quindi complimenti a loro. Siamo in diretta nazionale intanto su Rai e su WISP nazionale. E quindi eccoli qui, grazie intanto, siamo qui a commentare chiaramente questo Vivi Città internazionale con la vittoria di Mohamed Idrissi, che non le ha mandate a dire, così come la vittoria anche al femminile, quella di Silvia La Barbera, l'atleta palermitana di Altofonte, che ha vinto con un tempo anche importante. Poi vedremo anche i riferimenti cronometrici, non vediamo comunque delle notizie false e tendenziose, aspettiamo soprattutto il risultato ufficiale, giusto per comunicarlo a tutti quanti. Un saluto chiaramente anche a coloro che seguono questa Vivi Città internazionale. Qui a Palermo l'anno scorso ci fu la vittoria a livello internazionale grazie alla vittoria del grandissimo Olimpionico. Intanto noi abbiamo dedicato questa manifestazione a Roberto Cerasola, uomo di sport che purtroppo ci ha lasciati il 18 gennaio del 2015. È stato anche un dirigente sportivo, oltre che essere un atleta, purtroppo per un brutto male ci ha dovuti lasciare su questa vita terrena, ma abbiamo dedicato a lui e alla sua famiglia, alla sua memoria, questo trofeo. Quindi vittoria, lo ricordiamo ancora una volta, qui da Palermo per Mohamed Idrissi, mentre Silvia La Barbera la vittoria al femminile, e adesso linea a Parigi. Grazie. Grazie. La Vivi Città de Paris, Francia, Ivry, Vitry sur Seine. Et voilà l'hymne de la Vivi Città en France. Avec tout le monde, on est tous chez nous. Cette course est organisée aussi au Japon.
sono due mondi. Dal 1900 avrà sia l'edizione olibana come Chacanì, infatti oltre di me on ira courir pour à Beyrouth. Toujours c'est une course pour les petits garçons parce que nous faisons courir ensemble les garçons d'Italie qui sont dans les pinières et qui viennent pour chercher des travailleurs des garçons qui sont là. Merci Massimo, mais c'est super de t'avoir eu avec nous, donc eh bien voilà, on s'est préparé pour le départ. Voilà, on va aller avec les avec au milieu là, un peu, on va s'approcher d'eux. Approchez-vous d'eux. Et avec les coureurs maintenant, voilà dans quelques instants le départ. On est prêts? On va vous aller là-bas. Et voilà, il fait très beau. On a le soleil in the sun and on a le cœur. On y est tous. Ciao a tutti da Parigi. Vivicita è la corsa più grande del mondo, ideata da Luis e organizzata in Francia con la FGT. Si corre per i diritti, l'ambiente e la solidarietà. Ciao ciao! Puoi vous mélanger un peu dans avancer un peu. Voilà, nous avons dit bien fort, merci de votre groupe. Voilà, bravo aux airs magnifiques, l'hymne de Vivicita. Je vous accompagne donc de Saïd Amouri, et dans quelques instants, il va donner le départ. Attention! De Vivi Gersen, chargé des sports. Pour aller Saïd, et comment rappeler dans sa rue, de deux jeunes joueurs, et Vivi Gersen, qui sont venus pour nous faire un tour. Voilà, l'échange avec Vivi. Attention, respect à vous, Saïd. Pour le départ, attention, le départ. Allora, attenzione, alla 12 chilometri, questo
e quanto necessario. Eccoci, siamo in diretta da Bolzano, oggi una giornata nuvolosa, fortunatamente però la pioggia non scende più, questa mattina c'era la pioggia. Sono qua con l'assessora Lorenzini. Allora, buongiorno, adesso stiamo per dare il via, assessora. Sì, bellissimo. Microfono, grazie. Ok, adesso guarderemo in diretta la partenza proprio del Vivi Città e poi faremo anche un'intervista alla nostra assessora. Dieci secondi, partiamo. Allora, aspetta. Eccoci, allora fra 10 secondi ci sarà la partenza, prepariamoci, darà il via l'assessora Lorenzini. Attenzione, quindi lo daremo insieme. Spostiamoci un po' per l'assessora perché sennò ci travolgono. Cronometristi, giudici pronti? Assessora, 3, 2, 1, via! Ed è partita la 35esima edizione del Vivi Città 2018. Ecco, sono partiti, parte la 12 km, anche la 6, siamo più o meno un 370 persone al via, a mezzogiorno inoltre avremo la mini corsa per i bambini. Adesso proseguiamo con l'intervista alla nostra assessora. Mettiamolo un po' Eccoci qua. Allora, assessora, per fortuna il tempo insomma ci ha aiutato alla fine, perché era partita un pochettino male. Vivi Città, la 35esima edizione per noi, all'interno però della giornata Recycle organizzata insieme al Comune di Bolzano. Sì, l'abbiamo organizzata già dall'anno scorso, questa è la seconda edizione, mentre per Vivi Città Bolzano è la 35esima edizione. E questa volta, dall'anno scorso, praticamente ci siamo abbiamo occupato la città, perché l'abbiamo chiusa per rendere sempre più vivibili le nostre città, e il Recycle abbiamo abbinato proprio per incentivare la raccolta differenziata. Quindi abbiamo degli spettacoli, abbiamo un show di magia, prendiamo i rifiuti casualmente da dei cassonetti e li esaminiamo con degli esperti. Poi abbiamo anche l'orienteering, quest'anno l'abbiamo aperto anche alle persone che vanno a piedi oppure anche con i roller, e insomma abbiamo la musica con strumenti riciclati, e insomma una bellissima, e ci sono gli alpini che ci fanno da mangiare, una giornata di festa, e siamo molto felici di questo, perché ogni cosa conta per avere sempre un ambiente più sano. Sappiamo che tutte le città soffrono appunto dell'inquinamento e del traffico, e questo serve proprio per sensibilizzare tutti per una vita sana, che la corsa vuol dire proprio questo. Ricordiamo che 35 anni fa è iniziata proprio per occuparsi dei centri storici abbandonati, così mi hanno detto gli esperti che l'hanno fatta già da anni, e quindi noi ci associamo come Comune di Bolzano da tanti anni col patrocinio e da 2 anni con questa nuova attività del Recycle. Benissimo, grazie all'assessora e buona giornata. Anche a voi, buona giornata. Ecco, continuiamo con una carrellata molto veloce dei vari stand allestiti in questa piazza. Come appunto ci raccontava l'assessora, avremo degli spettacoli inerenti al riciclaggio con un mago, abbiamo lo stand gastronomico, abbiamo vari eventi collaterali per bambini, per famiglie, insomma proprio una giornata incentrata sul riciclo e
sulla vivibilità anche della nostra città. Ripeto, erano più o meno un 360-370 i partenti, in più abbiamo un centinaio di bambini che a mezzogiorno correranno la corsa, per la mini corsa per i bambini. Da Bolzano è tutto, ringraziamo per l'attenzione e viva Vivicità, viva la WISP! Come abbiamo detto prima, ricordiamo che la WISP sostiene anche il telefono azzurro. Ieri e oggi la campagna Fior di Azzurro contro il bullismo e la violenza di genere, disponibili solo le carambole al box iscrizione. Eccoci qua da Venezia. Ci trasponci Ieri Leonardo Nutrafeld, Fito Garda, Latte Busche, Coppa Leanza. Eccoci qua, siamo al Vivicità Mestre 2018. Questa è la zona d'arrivo, è appena terminata la 12 km. Con il primo uomo Filippo Barizza in un tempo ottimo e la prima donna Morano Paloma, una spagnola di adozione veneziana. Quindi una grande gara, un record di presenze 967 per questa edizione, che si caratterizza ancora una volta per quanto riguarda l'impatto ambientale. Dopo questi numeri, da domani con la collaborazione della Regione Veneto potremo tranquillamente andare a prendere delle piante nell'area forestale est della regione e portarle nel polmone verde della città di Venezia, Parco San Giuliano, per la piantumazione. Non so se sentite, ma comunque qui non si vede l'afflusso perché il traguardo è a qualche centinaio di metri. Qui siamo nella zona premiazione dove si sta concentrando tutta la gente che ha terminato, ripeto, 967 persone quest'anno. Oltre al discorso ambientale abbiamo anche una collaborazione aperta con Fiori di Azzurro. Questo fine settimana, il 14 e 15 di aprile, ci sono le calancole di telefono azzurro. E queste calancole e per la lotta al bullismo, alla violenza di genere, anche in queste occasioni non vogliamo dimenticare questi importanti messaggi. La collaborazione solidale non termina qui, abbiamo anche quella con l'Avapo di Mestre, associazione volontari ospedalieri, ma andiamo intanto a cercare l'ultimo, il primo concorrente della 12 km, Filippo Barizza, e lo troviamo là in fondo. Venite con me, Filippo, scusami. Eccolo qua, siamo con Filippo Barizza, il vincitore della 12 km qui di Vivicità Mestre. Filippo, com'è andata la gara? È andata bene, dai, percorso sempre suggestivo, giornata un po' umida, comunque dai, sempre una bella soddisfazione vincere qui, anche perché già un bel po' di anni che partecipo, ho partecipato anche l'anno scorso, 2 anni fa, e anche nel 2009, quando la partenza era da un altro luogo di Mestre. Comunque è sempre una bella manifestazione. Grazie Filippo e complimenti ancora. Ciao. Cerchiamo adesso insieme anche Paloma, vediamo se Morano, la nostra vincitrice dei 12 km femminili, ma nel frattempo, allora, mentre aspettiamo Paloma Romano, con cui abbiamo appuntamento qui, andiamo a presentare un'occasione un po' particolare. Vedete questi palloncini rossi che abbiamo qui da noi? Abbiamo un'iniziativa molto molto particolare che ci teniamo a promuovere oggi, anche in occasione di Vivicità. Siamo con le due responsabili dell'impresa funebre Il Soffio, che ha una particolarità. Intanto date nome. Allora, io mi chiamo Silvia. E io sono Francesca. E siamo le titolari dell'impresa funebre Il Soffio. Che ha una caratteristica. Avete questi palloncini rossi per quale motivo? Perché oggi abbiamo deciso di partecipare con un gruppo di 40 persone e raccogliere fondi per dar poi da bordere alle ragazze vittime di violenza, che tra l'altro alcune di loro lavorano con noi. Perché voi avete una peculiarità, è quella che siete l'unica. Le uniche a Mestre ad essere totalmente al femminile, e dalle titolari alle portantine. Vi ringrazio e grazie di aver partecipato a Vivicità. Bravo. Grazie mille. Grazie. Vediamo ancora se troviamo Paloma, e mentre, come vedete, si sta riempiendo qui la zona premiazione di Vivicità. Stanno arrivando i vari concorrenti delle 12 e anche la corrida dei 6 km.
che era aperta pochissimo. Eccoci qua, vediamo se troviamo Paloma Romano. Comunque ripetiamo, 967 per Venezia è il record della manifestazione e un traguardo veramente importante per questa vivicità, per questa edizione 2018, per il semplice motivo che in concomitanza questa manifestazione partita da Forte Marghera, uno dei centri nodali della città di Venezia, e in concomitanza c'erano altre manifestazioni podistiche importantissime che coinvolgevano molti altri corridori, e inoltre nelle province limitrofe come la stessa Padova avevamo anche la vivicità dei nostri cugini del Comitato Territoriale di Padova. Continuiamo a vedere l'afflusso di gente con tutto il viale dedicato per all'accoglienza, mentre aspettiamo sempre Paloma. Andiamo a salutare uno dei protagonisti di questa edizione, il nostro speaker ufficiale Steve Giant. È un personaggio per noi ormai da... Adesso lo dico, adesso siamo in diretta a Facebook. Eccoci qua, Steve. Siamo in diretta Facebook. Eccolo qua, la voce ufficiale di Vivicità. Ciao. Steve. Ciao amici, allora tutto bene, Vivicità, grande successo, tantissima gente, grande entusiasmo, siamo pronti per le premiazioni, comunque un clima bellissimo, Vivicità 35esima edizione in tutta Italia e in tutto il mondo, direi una cosa veramente fantastica, e Mestre risponde sempre presente, quindi correte che vi fa bene, ciao a tutti. Grazie Steve, grazie a tutti voi. Mentre Paloma purtroppo l'abbiamo persa tra il ritiro dei pacchi gara e tutto il resto, grigio scuro VN04. E ora il collegamento da Aosta. Grazie via.